messaggio diverso, non solo rivolto ai giovani, ma a tutti coloro che hanno bisogno di parole di speranza e di fraternità. Si può credere in un'altra umanità. Loro lo cantano, lo suonano, prima di tutto ci credono. In una parola, Nova, il gruppo di pop rock cristiano, ha fatto tappa in piazza Giovanni Greco di Alvignano in occasione della festa dei Santissimi Pietro e Paolo. Una definizione di pop rock cristiano. Bella domanda. In effetti il pop rock cristiano in Italia è un concetto molto molto poco conosciuto, ma è altrettanto sviluppatissimo e notissimo in Nord America, dove praticamente ha preso piede nel 69, se non ricordo male, da parte di Larry Norman, che è stato il primo che ha introdotto il genere. Noi ci rifacciamo proprio a questo tipo di movimento, così come quello dei Focolarini, per cui siamo un po' ispirati dal gen verde e gen rosso, di cui il 60% del repertorio è composto, è costituito. Ecco. Tornerà il Sereno, sostengono i Nova, Nova dal nome di una stella, progetto voluto nel ricordo di Marianna che non c'è più ed è lì in cielo a godersi lo spettacolo ogni volta. È nato un po' da un triste evento che è successo riguardo mia moglie, che purtroppo adesso non c'è più, e volevo ricordarla dopo un anniversario mettendo insieme tutti i miei vecchi amici e fare un concerto dedicato a lei. E da questo ho richiamato insomma tutti gli amici che conoscevo con il vecchio progetto 1, che forse tu ne sai qualcosa, ecco, e quindi è stato più facile. Poi ho preso un po' le ragazze che sapevo che cantavano in un certo modo per dare un po' più di professionalità. Così. Il nostro compito è proprio quello di risvegliare un po' le coscienze delle persone e quindi fare in modo che riscoprano dei valori veri. Sono, diciamo, direttamente legato alla vicenda che ha fatto nascere il gruppo, così, quindi la morte di mia madre, così, che è stato il deus ex machina, diciamo, della situazione, così, quindi ha contribuito alla nascita di questa bella esperienza e di questo progetto. Immagino che ogni volta che vi esibite per te c'è un significato che va al di là, insomma, no? È sempre un'emozione suonare, perché è come se lo facessi ogni volta per lei. Sì, assolutamente, la musica è bella ed è bello trasmettere un messaggio alla gente che ci ascolta, sperando che lo recepisca, ovviamente. Musicisti e cantanti di Alvignano, Baia Latina, Liberi, Dragoni, supportati da tecnici professionisti, lo scopo è quello di arrivare a parlare di Dio alla gente in un modo del tutto distante dalla ritualità. C'è bisogno di messaggi positivi e quindi non è una presunzione la nostra, però i brani che presentiamo parlano di questo, parlano della vita, noi cantiamo la vita in effetti, ma in tutti i suoi aspetti, quindi dai negativi come anche la morte, perché la morte fa parte della vita, ma anche i positivi. Quindi il vivere bene insieme, l'unità, l'amore, la speranza. Ragazzi bravi, educati, simpatici, e sono le loro capacità di andare avanti anche con il futuro, perché è un gruppo affiatato e sono molto bravi. Coinvolgono persone anziane e anche giovani. Un concerto spettacolare e coinvolgente di oltre 2 ore con un vasto repertorio internazionale di brani, un viaggio alla ricerca delle risposte più profonde che l'uomo cerca di trovare in merito alla fede, la fede che secondo i protagonisti è strettamente legata alla musica. La parola stessa, musica, musa, si riferisce a un essere celeste, non è una creazione che nasce solo da noi, no? È qualcosa, è un'ispirazione, quindi quando dici musica, musa, comunque c'è questo aggancio a qualcosa che è più grande, no? Vabbè, per noi è la fede, però per tante persone, ecco, ci sono tante strade, no? I Nova hanno partecipato anche alla 28esima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù 2013, che si è tenuta a Maratea, in gemellaggio via satellite con il Brasile, ad ascoltarli 3.200 ragazzi provenienti da tutta Italia. Musica comunque di qualità, concerto abbastanza dinamico, tra canti, anche musicalmente, comunque c'è molto rock, quindi è un concerto da vedere, da ascoltare, soprattutto da sentire proprio come anima. Festeggiamenti per San Pietro e Paolo nel segno della riflessione, non dimenticando la realtà, spesso tragica e troppo triste. In queste ore soprattutto qui ad Alvignano, ma nell'intero Alto Casertano e dell'intera provincia di Caserta si sta riflettendo tanto su quanto gli incidenti stradali continuano a spezzare delle giovani vite, però i Nova fanno proprio questo caso, no? Si poteva comunque cantare, perché loro fanno riflettere cantando.
la prima persona che ha vissuto questa esperienza profonda di dolore è proprio Maria, di fronte alla morte di suo figlio atroce sulla croce, ecco, ci insegna, ecco, come affrontare anche queste situazioni. Ecco, io credo che oggi più che mai i giovani abbiano bisogno di sentire attraverso la musica uno stimolo nuovo per rivedere anche la propria vita, una vita che va vissuta non nella mediocrità ma nell'intensità, io dico una vita vissuta in alta definizione. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, Signore. Gli ultimi impegni è anche la partecipazione al Good News Festival di Roma, che è un festival nazionale di brani inediti di ispirazione cattolica, dove con il proprio brano Canto alla Vita si sono piazzati quarti su 50, peraltro gareggiando con l'ormai nota Suor Cristina Scuccia. Beh, l'ansia c'è sempre, però poi una volta che inizi a ballare ti passa tutto, perché comunque cerco di trasmettere qualcosa agli altri. Quindi alla fine passa tutto. Diciamo che il coraggio non ci manca, assolutamente. E proprio i brani che trattiamo lo raccontano. Siamo forse una voce fuori dal coro, tra virgolette, però abbiamo invece riscontrato molti apprezzamenti e le persone alla fine magari inizialmente si avvicinano con titubanza, sì, poi però ci ascoltano, capiscono il messaggio, vengono coinvolti e fino alla fine dello spettacolo poi vanno via a volte anche con le lacrime. C'è un ritornello che ripeti, non lo so, durante tutto il giorno che ti dà la carica, Canto la Vita, più bello di così, cioè quando chi canta la vita non ha bisogno di cantare altro. Poi il nostro brano, il nostro inedito che abbiamo portato anche al Good Music Festival, dove peraltro ci siamo scontrate con la famosa suora Cristina Scuccia, e devo dire la verità, ci accompagna anche per darci, diciamo, la carica giusta prima di affrontare il palco. Cos'è che muove il cielo? Quello è perfetto, perché comunque parla della vita che comunque, cioè, va vissuta, ci sono gioie e dolori, però basta viverla. E oggi forse si stanno perdendo molti valori, in questo sì, è vero. Quindi speriamo che il nostro messaggio arrivi a tutti. Non dimentichiamo che c'è un'altra umanità, che è, cito una delle canzoni che canteremo stasera, e c'è anche un'altra umanità, e spero che ce ne sarà parecchia di quest'altra umanità questa sera.